tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e oggi stiamo per spacchettare insieme tutte le cose beauty che mi sono arrivate ultimamente. Ultimamente intendo tipo da un mese a questa parte, però fra trasloco eccetera eccetera ovviamente sapete che le cose si sono accumulate e sto provando varie angolazioni per gli sfondi dei video. Boh, fatemi sapere quale vi piace di più, io continuerò a provare. E niente ragazzi, iniziamo subito perché ho un sacco di roba da farvi vedere, sennò questo video come al solito diventa immenso. Allora, iniziamo subito da Kiehl's. Sono stata all'evento di presentazione della collezione Kiehl's Loves Italy, che esce ogni anno a maggio all'incirca, e questa è la This is not a pizza box. È una box carinissima, che è stata lanciata per la prima volta l'anno scorso, è stata ideata proprio dall'Italia e cioè abbiamo noi l'esclusiva in tutto il mondo, perché sapete che Kiehl's non c'è ovviamente solo in Italia, anzi è nato in America mi sembra, quindi è una cosa fantastica che questa idea sia partita dall'Italia. E questa qui è una box che contiene tutte delle mini taglie più tre full size di prodotti best seller. Allora, qua a sinistra per voi credo abbiamo le full size, abbiamo il Midnight Recovery, la crema contorno occhi e l'Ultra Facial, che è la crema quella per il viso famosissima. Di qui invece abbiamo tutte le mini size fantastiche, quelle delle maschere sono utilissime soprattutto se viaggiate tanto, la detergente alla calendula che ero curiosissima di provare, questo che è il mio tonico preferito di sempre alla calendula, questo che è lo Skin Hydration, io ce l'ho già in full size ma non sono ancora riuscita a provarlo, quindi lo proverò presto. E poi vabbè, qua ci sono lo shampoo e due prodotti per il corpo, e non vedevo l'ora di registrare questo video per iniziare a usarlo, soprattutto volevo lui, quindi adesso inizierò subito. Ah, ovviamente ragazzi, questa qui la potete trovare online se non è esaurita e nei negozi, e conviene tantissimo acquistarla perché praticamente al prezzo di due full size avete tre full size e tutto il resto, quindi è veramente un prezzo fantastico, non me lo ricordo però è molto basso. Poi ragazzi, sono stata a un evento di By Terry in cui nella prima parte della giornata, quindi al mattino, abbiamo fatto una specie di lezione in cui ci hanno spiegato tutti i prodotti, e poi nel pomeriggio siamo andati in negozio da Sephora e credo ancora per tutto questo mese trovate questa stazioncina, diciamo, in cui potete creare la vostra palette. Allora, trovo subito, eccola qua la palette, e ve la faccio vedere. Ho dovuto mettere dentro della carta perché probabilmente non l'avevo prestata bene e si stava un pochettino sgretolando e non volevo che si rompesse. Vediamo se è ancora intatta. Sì, abbastanza. Sì, purtroppo veramente l'ho pressata male, oppure non c'era abbastanza pigmento. Comunque questa è la palettina che ho creato io. Ho voluto creare un illuminante leggermente rosato, vedete, è stupendo, cioè io sono innamorata di questo illuminante, mi è venuto anche bene l'effetto marmorizzato, devo essere sincera. Beh ragazzi, sono molto molto proud del mio illuminante. E allora, vediamo se mi ricordo i prezzi, mi sembra che sia 35 euro la cialda singola, perché ovviamente ci sono varie misure, 35 euro se scegliete una cialda, se ne create due 39,45 se ne create 3, una cosa del genere. Comunque le cialde sono giganti, il bello è che ve le potete creare voi come volete, e poi soprattutto, cioè, secondo me a questo punto conviene fare quella da 3, perché con soli 10 euro in più avete due cialde in più, quindi il prezzo direi che ci sta, anche perché poi comunque loro vendono anche proprio le cialde singole, quindi nel momento in cui finite la vostra cialda basta che comprate il refill di una qualsiasi altra cialda e la aggiungete. Poi andiamo avanti con le cosine che mi hanno dato all'evento. Allora, abbiamo il Brightening CC Serum, che è questo siero qui colorato, mi hanno dato il numero 3 Apricot Glow, vediamo, ve lo faccio vedere, è, vedete, questo besolino ed è una specie di primer illuminante. Poi il balsamo labbra famosissimo, deve essere fantastico, ne parlano tutti benissimo di questo balsamo labbra, ed è fatto così a pottino ed è alla rosa, quindi oltre ad avere un profumo buonissimo deve essere anche veramente fantastico. Non riesco ad aprirlo, vabbè,
lo useremo poi insieme. Poi, questo, ah sì, dovrebbe essere un matitone in crema per gli occhi. Si chiama Ombre Black Star, eccolo qui, e il colore è un marrone leggermente dorato, come potete vedere. Li ho provati anche lì dal vivo e devo dire che veramente ottimi, molto molto buoni. Poi, ah ecco, c'è questa cosa qui che è il mascara che vi avevo già mostrato in un altro unboxing beauty e pensavo fossero due mascara, invece la figata di questo mascara è che è uno solo, però ha uno scovolino particolare, nel senso che, allora, eccolo qui, vedete, lo scovolino è molto sottile, però voi qua girate e vedete come diventa ciccione e particolare, quindi ha questa particolarità. Così mi sembra che sia per allungare e così per dare volume. Boh. Spero di ricordarmi bene, poi lo proverò perché anche questo deve essere fantastico. E poi allora c'è la cipria. La cipria contiene acido ialuronico, microparticelle di acido ialuronico, e ci ha spiegato che oltre a essere utilizzata come cipria, che è il suo ovviamente scopo principale, la si può mettere leggera leggera la sera, dopo che avete messo la crema, le mettete un velo leggerissimo e praticamente cosa fa? Fissa la crema, quindi la fa penetrare ancora meglio e rilascia anche le capsule di acido ialuronico, quindi un altro effetto ancora perché vi aiuta ad idratare ancora di più la pelle e a mantenerla giovane. E poi mi sta cadendo tutto. Per finire c'è questo kit carinissimo con dentro dei rossetti. E allora qui abbiamo due opachi e due normali lucidi. Li riconoscete, sono tutti rossetti liquidi. Li riconoscete perché gli opachi hanno la confezione opaca e i lucidi hanno la confezione lucida. Di sicuro mi piacerà tantissimo questo qui. Il colore 2 Vintage Nude è un rosa pazzesco e sapete che io impazzisco per i nude matte. Anche il rosso non sembra male e sto ampliando la gamma di rossi, si chiama My Red. Niente ragazzi, questi li proveremo, magari facciamo un video in cui ci trucchiamo insieme, che è un po' che non lo faccio, così proviamo tutte queste novità. Poi da Estée Lauder mi è arrivato questo che si chiama Pure Color Envy, e vai, boh, sapete che io sinceramente non so parlare altre lingue al di fuori dell'italiano, ed è questo scrub, smoothing sugar scrub, per le labbra. Il pack è bellissimo, tutto così rosa. E vedete anche l'applicatore facilitato per le labbra. Anche questo mi attira tanto. Poi i prodotti di Estée Lauder, ragazzi, sono sempre fantastici. Non vedo l'ora di provarlo. E ringrazio tantissimo Octoly per avermelo inviato. Comunque, se volete iscrivervi anche voi a Octoly, è facilissimo. Vi lascio qui sotto il link. Vi basta avere, mi sembra, 5.000 follower su Instagram e 2.000 iscritti al canale YouTube, non mi ricordo sinceramente, però trovate tutto qui sotto nel link che vi lascio. E praticamente cos'è Octoly? È un sito grazie a cui potete fare collaborazioni, quindi praticamente c'è una specie di pagina di shopping in cui voi praticamente scegliete i prodotti che vorreste ricevere e ve li scalano con dei crediti. Vabbè, comunque ragazzi, sembra una cosa molto difficile e strana da capire, invece è facilissima, quindi vi consiglio di iscrivervi e poi vedrete che è veramente una cosa super facile. Iscrivetevi dal link che vi lascio qui sotto perché così vi daranno dei crediti extra proprio perché usate il link, diciamo, che vi do io. E niente ragazzi, provateci, io ricevo un sacco di cose grazie a loro e di brand alti, tipo c'è MAC, c'è Estée Lauder, hanno appena aggiunto Calzedonia e poi vabbè c'è un po' di tutto, tipo la La Lab per le foto, trovate veramente qualsiasi cosa. Andiamo avanti e passiamo a NYX, anche qui sono stata a un evento e mi hanno dato questo sacchetto pieno raso di roba. Allora, a parte questo quadernetto, che diciamo non c'entra niente con il make-up, però è sempre ben accetto perché
non ce ne sono mai abbastanza. Ragazzi, io non ho ancora guardato dentro, però inizio a vedere cose già interessanti, tipo lei. Questa è la palette per il contouring in polvere che io desideravo da tantissimo, non avevo mai ancora comprato. Questo è nel colore 01, ma forse credo che sia l'unico, e è pazzesca. Non vedo l'ora di provarla, è la preferita di tanti youtuber, quindi incrociamo le dita. Poi c'è un'altra palette, ragazzi, la Born to Glow. Questa qui è quella di illuminanti ed è sempre nel colore 01. Non ha un nome, quindi forse anche lei è l'unica. Forse è un po' scura per me, perché mi sembra un po' scura, però proveremo. Poi abbiamo, anche questo, molto interessante, il fissante. Tra l'altro prima Andrea mi ha ripresa perché secondo lui ne uso troppo e lo spreco, però gli ho fatto vedere quanti ne ho e niente, non poteva più dirmi niente, e ne ho uno nuovo ancora. Ok, poi abbiamo un sacco di, ragazzi, sono tutti nuovi Powder Puff Lippi. Cioè, io ho già un cassetto pieno lì, questi sono tutti quelli nuovi. Oddio, non mi ci stanno neanche tutti in mano, aspettate. Questo no, non c'entra niente. Ma che bei colori, ragazzi. Cioè, sono pazzeschi. Ok, credo basta. Allora, abbiamo questi 5 colori qui, che sono Prank Call, Squad Goals, Cool Intention, Group Love and Best Buds. Questi qui, sicuramente il mio preferito sarà o questo, questi due probabilmente. E vabbè, questi li proveremo. I Powder Puff mi piacciono tanto perché comunque non sono pesanti, danno un bel effetto naturale. Oddio, stavo facendo volare tutto. E comunque niente ragazzi, mi piacciono veramente tanto e soprattutto l'estate scorsa li ho usati tantissimo. In autunno, appena erano usciti. Shine Killer, questo non l'avevo ancora sentito. Wow, cioè, guardate il prima e il dopo. Diciamo che le aspettative sono veramente alte. È un primer, ovviamente, non ve lo stavo dicendo. Poi qua dentro cosa abbiamo? California Beaming, wow, un bronzer ragazzi, guardate che colore top, è nel colore 06 Beach Bum. Poi abbiamo un Epic Ink, che non è mai abbastanza, è l'eyeliner, questo qua di NYX, ed è veramente ottimo, anche se per i miei gusti è un filino troppo liquido, però comunque si stende veramente molto bene. Wow, un eyeliner bianco, molto molto interessante. Poi abbiamo una cipria, questa qua HD, che è, sì, traslucent, quindi è di quelle trasparenti. E ce l'abbiamo a... No, ragazzi, quella banana! Volevo troppo provarla, questa qui mi mancava e è nel colore 02, banana ovviamente. Poi un pennello, molto interessante anche il pennello, questo qua a ventaglio che userò probabilmente per l'illuminante. E poi abbiamo This Is Everything, che è il balsamo, no, questo è lo scrub, io ho già il balsamo labbra, questo è lo scrub. E poi le ultime due cosine, Pore Filler, è il compagno dell'altro di prima, questo qui sempre è un primer. E questo che è il This Is Everything Lip Oil, che io ho in versione mini, che era nel calendario dell'avvento, però non l'ho ancora provato. Quindi proveremo entrambi, anche perché mi sa che sono diversi, perché quello che avevo io aveva un colore diverso, quindi può darsi. E niente, ok, questo è quanto. Poi mi è arrivato il pacchettino del Club Pink di Benefit. Come sapete, ve l'ho già spiegato in un video precedente a questo, faccio parte adesso del Club Pink, quindi ogni tot, non mi ricordo quanto, tipo ogni 2 mesi, mi arriva questo pacchettino con il prodotto del mese, diciamo. E no, vabbè, guardate che carino, c'è questo mini zainetto rosa che è super super carino. Poi abbiamo Marshmallow Flavor, che cos'è? No, vabbè, ma ragazzi, è un preservativo. Vabbè, grazie Benefit. Sì, infatti si chiama My First Time Box.
eccola qui, e il Kit Kat al cioccolato rosa, che sappiamo già che andrà perché Andrea vorrà subito assaggiarlo. E abbiamo il prodotto del mese, che è la Precisely My Brow Pencil. In realtà in questa box ce n'erano due di Precisely My Brow. Peccato che sia passato prima nelle mani di mia sorella e a me ha lasciato il numero 4. Lei si è presa l'altro, che era tipo il 3,75, e niente, se l'è già fregato, però era il suo colore, diciamo, quindi va bene. Il mio è più un 5, quindi questo sarà molto molto utile per creare magari l'inizio del sopracciglio, per dare un effetto sfumato. E comunque, ragazzi, come al solito sapete che i prodotti che utilizzo per le sopracciglia sono sempre e solo Benefit, infatti anche oggi li ho usati, quindi sono super super contenta di aver ricevuto un altro prodottino, perché io veramente me li mangio. Poi c'è stato un evento fighissimo di Primark, incentrato tutto sui glitter, sui bio glitter. Infatti hanno creato tutta questa nuova linea di bio glitter, quindi glitter biodegradabili, e mi hanno regalato queste qui, che sono le gemme per il viso, veramente fantastiche. Non so quando le userò, però prima o poi le userò. I glitter, questi qui, mi viene da dire tipo in polvere libera, però vabbè, i glitter liberi, e il primer iridescente da mettere per i glitter, immagino. C'era anche la colla, quindi non so se questo vada bene per i glitter o meno. Nel caso, comunque, vabbè, comprerò anche la colla. E ce n'era anche un altro di questo genere qui, che era fighissimo e era fatto per il seno da mettere qui sopra, era veramente bellissimo. Ah, vediamo se ci sono i prezzi, così ve li dico. Sì, queste qua per il viso 3,50, 1,50 il primer e 2,50 i glitter, quindi i prezzi sono veramente veramente bassi. Poi finalmente le novità di Dr. Jart, le avevo viste in anteprima il press day di Sephora, quando è che è stato? Metà aprile, perché mi ricordo che era prima di Pasqua. E allora, a parte un fichissimo caricatore portatile, quelli, di quelli per il telefono, a forma di Pepsidin, che è il nuovo prodotto, abbiamo quindi anche il nuovo prodotto. Allora, abbiamo il Pepsidin Radiance Serum, che è questo siero. Allora, mi spiegavano che non è che sono uno giorno o una notte, sono diciamo per esigenze diverse, quindi si possono usare sia per il giorno che per la notte. Infatti abbiamo anche il Pepsidin Firming Serum. Allora, questo qui ovviamente è per combattere un po' i segni del tempo, questo qui invece è per un effetto illuminante e radioso. Guardate che belli anche i pack, mi piacciono tantissimo. Io adoro i pack opachi, però anche questo qui tutto lucido, un po' trasparente, mi fa impazzire e non vedo l'ora di provarli, anche perché i prodotti di Dr. Jart sono sempre meravigliosi, quindi ragazzi, c'è una garanzia. Mi è arrivato anche un pacchettino da Theology, perché mi avevano invitata all'evento ma non ero potuta andare, quindi mi hanno comunque inviato dei prodottini da provare. Ragazzi, esce un profumo di tè da questo pacchetto che voi non potete capire. E abbiamo allora Green Tea Mist, che è un'infusione atomizzata di tè verde, antiossidante contro l'effetto secco, credo, del Sechant, non so, credo sia secco, tipo secco, dell'inquinamento, quindi è uno spray contro l'inquinamento. Questo qui, che si chiama Black Matcha Micellar Jelly Cleanser Matcha Tea Infusion and Active Charcoal Peels, come al solito la mia pronuncia fa schifo, è un esfoliante purificante sempre anti-inquinamento, che contiene delle microparticelle di carbone attivo. E poi abbiamo la crema, che ragazzi ha un profumo veramente stupendo, è lei che profuma tutto. Wow ragazzi, cioè è squisito il profumo, cioè veramente mi viene voglia di mangiarla. Fantastico, a parte che è super gelatinosa, quindi dovrebbe essere di quelle creme che si assorbono super velocemente. Sapete che io, avendo la pelle grassa, odio quelle creme che rimangono lì appiccicaticce, quindi sono super curiosa. Questa qua è sempre al matcha, al tè matcha, e è molto molto fresca. Al press day di Studio Fanfani mi hanno dato questo sacchettino di Amp Care,
che contiene una pochettina con delle mini size da viaggio. Allora, aspettate che l'apriamo. E abbiamo la crema per il corpo di Hemp Care, abbiamo il shower gel, quindi il detergente per il corpo, fragranza per la casa, molto molto interessante questa ragazzi, lo shampoo il balsamo, quindi praticamente abbiamo tutto. Ci sono anche dei bellissimi filettini di carta e fantastico, è questa nuova collezione 100% organica, fantastico. E anche questi ovviamente li proveremo, mi sa che spruzzerò subito la fragranza per la casa perché sono fissatissima, soprattutto ultimamente, quindi proviamo subito. Mi è arrivato anche un pacchettino, sempre da NYX, con dentro una novità che è pazzesca ragazzi. Allora vi faccio vedere qui, allora si chiamano Filler Instinct e sono praticamente dei tipo gloss, diciamo, li chiama polish, quindi smalti plumping, quindi di quelli che tipo volumizzano tantissimo le labbra, e costano 7,50. Non so quante colorazioni ci siano, però me ne hanno mandate tante, quindi immagino che siano tutte quelle in commercio, diciamo. Il pack è bellissimo. Cioè è troppo bello ragazzi, guardate Filler Instinct e guardate anche il tappo, quanto è particolare, boh, è veramente pazzesco, con tutte le labbra, i disegnini, mi piace tantissimo. Poi vabbè, anche la pochettina in cui me l'hanno inviato è veramente top. Comunque sì, ci sono vari colori, Cheap Feels Sparkling Please, che è bellissimo ragazzi, è un rosa tutto con micro glitterini, platino diciamo, né dorati né argentati, New Money che è super scuro, questo qua che è Let's Glaze che è trasparente, sì, completamente trasparente senza neanche glitterini, Major Moutage e Brunch Drunk, che anche questo deve essere fantastico, quindi anche questi non vedo l'ora di provarli e niente, belli belli belli. Poi mi sono arrivati un paio di pacchettini da Yves Rocher, partiamo da questo qui che è il primo arrivato in ordine cronologico. E allora abbiamo tre gel doccia, io amo questi gel doccia, li sto mangiando, li ho usati tantissimo in viaggio quando venivo qui a Taranto da Andrea e veramente sono fantastici, basta pochissimo prodotto perché sono super concentrati, hanno un profumo squisito e cioè perché continuo a dire squisito? Un profumo buonissimo. E allora qua ad esempio abbiamo quello alle olive, al mango e coriandolo e ai fiori di loto. Sinceramente non mi ricordo le profumazioni degli altri che ho usato, forse queste sono novità, se non lo sono questo qui era il mio preferito perché me ne ricordo uno rosa così che mi piaceva tantissimo, però forse era la rosa, oddio ragazzi non mi ricordo, comunque questi sono top, prendeteli, provateli e vedrete che vi innamorerete perché sono veramente fantastici. L'altro pacchettino lo scopriamo insieme perché era arrivato a casa dei miei, me l'hanno inviato quindi non l'ho ancora visto. Contiene tutte delle cose per i capelli, così a prima vista. E allora, lo shampoo, tutto senza silicone tra l'altro, ed è tutta una linea di nutrizione, quindi nutriente per i capelli con l'avocado. Interessante. E abbiamo poi anche il balsamo, la crema districante, quindi sì, il balsamo e quest'altro che è trattamento da giorno. Che cos'è ragazzi? Non ho mai sentito una cosa del genere. Applicare un occhio di prodotto sulle lunghezze, sulle punte dei capelli asciutti o umidi, non risciacquare. Lasciare in posa per 10 minuti per un trattamento più intenso come maschera prima dello shampoo sui capelli asciutti o umidi, quindi risciacquare. Ah, è un po' tipo gli oli per capelli, quindi da applicare dopo averli lavati. Interessante, il profumo è squisito. Madonna, veramente sto continuando a dire squisito perché è veramente buono. Mi piace, sa un po' di pongo anche. Sì, è un po' l'odore del pongo.
E niente, anche questi ovviamente proveremo, anche perché sto per finire il mio shampoo, quindi poi passiamo a questi. Ancora due pacchettini e poi giuro che ho finito. Mi è arrivato questo da Zago Freshy Beet Pot. Che cos'è? Hyaluronic Acid, Matcha Tea e Mint. Ah, è un primer idratante per il viso. E poi che altro c'è? C'è un altro prodottino che mi sa che è nuovo. Sì, è sempre un Freshy Beet Pot. E è sempre un idratante. Sì. È tipo una crema idratante. No, vabbè, ragazzi, è bellissimo. È fatto a forma di pila. Vedete che ha il più e il meno. È pazzesco. Vediamo, lo apro. Wow, no, vabbè, ragazzi, è fatto a roll. Bellissimo. Aspettate che cerco di aprirlo. Ecco, ce l'ho fatta. No, vabbè, ragazzi, è una droga. È troppo bello. A parte che è super fresco, no vabbè, sono innamorata, ragazzi, è fantastico. Questo lo proverò subito, mi piace tantissimo. A parte che è bellissimo anche il pack. Niente, grazie mille Zago, questo è veramente fantastico. Sì, comunque è uno stick rinfrescante, idratante viso e primer, quindi ha mille mille funzioni. Oggi vabbè sono truccata quindi evito, però stasera magari quando mi strucco lo provo subito. E poi ultimo, ma non per importanza, anche perché al suo interno contiene delle cose veramente pazzesche, c'è questo pacchettino che mi è arrivato da Revolution e c'è un sacco di carta, aspettate, altra carta. E ragazzi, questo, cioè, me lo ricordo, era pazzesco. Allora, partiamo dalle cose meno succulente, almeno secondo me. E cioè il Pore Blur è un primer. Poi abbiamo The Liner Revolution, che è un eyeliner. Non c'ho voglia di stare ad aprirlo, ragazzi, c'è un sacco di scotch. Lo vedremo in un video, lo proveremo assieme. Poi The Mascara Revolution è un mascara, ovviamente. Non riesco a capire se è volumizzante, allungante. Di solito sono volumizzanti quando non il pack è così grosso, però vedremo. Tre correttori, se non ricordo male, Conceal and Define, Full Coverage, Concealer and Contour. Quindi abbiamo questi tre correttori super coprenti. Ne abbiamo uno un po' più scuro e due più chiari che saranno perfetti per creare un po' di luminosità al viso. Poi abbiamo due chicche pazzesche, guardate la meraviglia di queste due palette. Sono le Revolution Cheek Kit Fresh Perspective, questa qui, e Take a Breath, questa qui. Quale mi piace di più? Assolutamente questa. Anche perché io questi li userò come illuminanti, molto probabilmente. Quindi mi piace veramente tantissimo. E poi per finire, ragazzi, c'è questa meraviglia. A parte il pack, che wow, parliamone. È questa palette che si chiama Creative Volume 1 e guardate, è pazzesca. Questa palette io non la conoscevo ovviamente, ma è stata creata in collaborazione con Carmi Mua, credo si chiami così. È una youtuber londinese abbastanza famosa, però io non la conoscevo, scusate. Se la conoscete scrivetemelo, fatemelo sapere. Comunque adesso la apro e ve la faccio vedere perché merita, ragazzi. Cioè, guardate, a parte che ha un botto di colori, tutti in mini cialdine, così magari riusciamo anche a finirle, perché io non finisco mai le palette, non so voi, è veramente difficile. E ha dei colori pazzeschi, a parte che ha un mix di opachi e di shimmer, quindi fantastico. E poi ha anche dei super glitterati. Cioè, questo colore secondo me è una meraviglia, è veramente bellissimo. E anche questa, ragazzi, ovviamente non vedo l'ora di provarla. Cioè, in questo video ci sono troppe cose belle. Non so, mi sa che è uno dei migliori ad oggi. Quindi sarà molto dura scegliere che cosa utilizzare per primo. E intanto che io mi scervello su questo, vi saluto perché finalmente ho finito di mostrarvi tutte le cose che dovevo. Ho tenuto da parte tutto quello che riguarda bijou, abbigliamento, scarpe, accessori. Vi farò un video a parte perché sennò non finivamo più. E spero di non essermi dilungata troppo neanche qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti al mio canale. A questo punto, ragazzi, vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video.
Ciao!